Allora, il gruppo che rappresento si chiama Comitato Idroscalo di Senzano, nasce 5 anni fa e con l'intento appunto di fare memoria di quello che successe in questi luoghi. E quale modo migliore se non riproducendo l'unico aereo che è ancora esistente a Vigna di Valle, ma non è trasportabile assolutamente, e riprodurlo qui, proprio a casa sua. E questo aereo è soprattutto costruito in vetro resina, tutte le parti che erano in lamiera sono state sostituite a materiali compositi. Purtroppo non è terminato perché non ce l'abbiamo fatta come tempo, cioè il lavoro è veramente immane e siamo tutti volontari, per cui il tempo manca sempre. Però quello che vedete è l'idea definitiva. Mancano le verniciature, mancano i radiatori, quelli gialli sono posticci, verranno realizzati in 3D, e poi alcune finiture di colore del tipo delle ali che verranno pitturate come era in origine di bianco. Per il resto è lui. Allora, in sintesi il problema è questo, che un aereo con un'elica sola ha dei guai che bisogna correggere. Vira da una parte per un effetto di controcoppia, c'è un problema giroscopico, cose un po' complicate, ma in sostanza richiede al pilota una notevole abilità. Se decolli su ruota, questa abilità non è così importante. Se decolli nell'acqua, è molto complicato perché gli scarponi sono molto grossi, ingombranti, e bisogna trovare l'ottimizzazione fra la loro misura e la loro efficacia. Due eliche, una contro l'altra, perché girano in senso opposto, permettono di eliminare i difetti della prima con la rotazione della seconda. Per cui l'aereo aveva una stabilità eccezionale e una potenza fuori di testa. Era un motore da 50.000 centimetri cubici, 50 litri, ecco, e una potenza di 3.100 cavalli, già turbo per quell'epoca. I motori erano uno, perché si chiama AS6, ma in realtà sono due motori gemellati AS5 montati su un'unica banchina, uno di fronte all'altro. Paradossalmente l'albero del primo motore, quello verso la prua, è girato verso il pilota, quello del secondo è girato verso la prua, da lì una serie di ingranaggi porta il moto in alto passa in mezzo alle canne un albero coassiale che arriva all'elica. Tanto è vero che, diversamente dagli aerei dell'epoca, questo aereo non ha la fronte ma ha un mento. Il motore è giù basso. Nel 34, 23 ottobre, Agello riesce a fare 4 passaggi con una velocità che si stima la velocità dei punti 711 km all'ora, ma viene omologata come velocità media al passaggio di 709 e 209 km all'ora. Per 27 anni circa è il record assoluto di velocità, cioè nessuno in nessun modo e in nessun mezzo era mai riuscito ad andare veloce così. Allora, in realtà questo aereo sta qui per un mesetto, poi viene smontato e portato a Roma alla manifestazione di pratica di mare, dove verrà esposto insieme a altri aerei veri. Il nostro è l'unica replica. Ecco. E poi lo riporteremo qua, verrà finita la verniciatura. Il nostro auspicio è che possa stare a casa sua. Ecco, però questa è una decisione che non dipende da noi. Vorremmo che lui rimanesse qua e che quest'area fosse fruibile ovviamente ai turisti e alla città, perché la città è sempre stata intimamente legata con l'aeroporto. I lavoranti venivano la mattina dalla città, venivano a lavorare qua e poi tornavano a casa la sera. Le vie a lago del nostro paese, della città di Senzano, sono tutte intitolate ai piloti morti qua, per cui c'è stato un interagire enorme tra queste due cose. Allora, adesso finiamo l'aereo e poi facciamo le vacanze. Finite le vacanze, vediamo. Noi vogliamo continuare a smuovere, diciamo, la memoria riguardo a questa diciamo, impresa, che è tutto il periodo del RAV, che è un'impresa sportiva. Cioè, questi non erano aerei armati, qui viaggiava uno solo, un pilota magari un po' scoscienzioso, ma comunque un uomo solo, e tutto era per battere dei record e per sperimentare soluzioni nuove per l'industria, perché poi alla fine quello era l'obiettivo, come la Formula 1 adesso, insomma, in sostanza. È giusto che in questo posto si ritorni a parlare in maniera forte, in maniera importante di aeronautica,
e questo è solo l'inizio della nuova vita dell'idroscalo di Desenzano del Garda. Più in alto, più oltre. Questo è un po' il filo conduttore che ci ha guidato fino a raggiungere questo successo ed è quello che ci porterà avanti e ci condurrà a raggiungere tanti più successi e ad avere una bella presenza viva di aeronautica qui presso l'idroscalo dell'aeronautica militare. La nostra presenza qui, il tornare a far vivere l'idroscalo e riportarlo un po' ai fasti dei vecchi tempi è un obbligo morale che abbiamo per quello che è stato fatto qui, per la storia che è stata costruita qui, che è storia dell'aviazione militare, ma come scritto sul monumento che c'è all'ingresso è anche storia di umanità. Qui è stato costruito un pezzo del progresso di cui oggi godiamo. Questo luogo non deve essere abbandonato, non deve essere a mio avviso utilizzato per altri scopi, deve rimanere in mano all'arma aeronautica e proseguire nell'iniziativa del ricordo, della memoria di quanto è avvenuto in questo storico idroscalo. Come sindaco mi impegno a proseguire su questa strada, ma mi auguro fortemente che anche chi verrà dopo di me e anche chi verrà dopo dell'attuale comandante in aeronautica e nel futuro aeronautica ci sia sempre come obiettivo il mantenimento di questo luogo come esempio del ricordo, della memoria e della storia della nostra città e dell'aeronautica militare italiana.